raccolta di oltre 100.000 contenuti multimediali che ripercorrono la storia della canzone napoletana. Da domani sarà fruibile al pubblico presso la Casina Pompeiana in Villa Comunale, dove ha trovato sede, grazie alla collaborazione di RAI e Radio RAI, Comune e Regione, il primo archivio storico della canzone napoletana. Mettiamo a disposizione non solo dei napoletani, ma di tutti quelli che vengono a Napoli, il loro straordinario patrimonio. La canzone napoletana è più di una canzone, è un'identità, è una forza vera della città. Quindi noi siamo servizio pubblico e abbiamo il dovere di fare questo. Il protocollo d'intesa è stato siglato stamane dal sindaco Luigi De Magistris, il direttore di Radio RAI Nicola Sinisi e l'assessore regionale al turismo Corrado Matera. Nasce così il più grande museo virtuale della canzone partenopea. Un repertorio dal valore inestimabile che racchiude documenti, clip, spartiti, registrazioni audio, video, testi, immagini e compilation di interpreti di ogni epoca e genere musicale. È un risultato fortemente voluto dalla RAI, dal Comune di Napoli, col sostegno anche della Regione, qui nella Casina Pompeiana che abbiamo restituito alla fruizione collettiva, ed è bello che sia la sede della canzone napoletana, che rappresenta il corpo, la storia, la vita, non solo la memoria della nostra città, e l'auspicio che con questa musica si possa ascoltare sempre la Napoli nel mondo. Le fruizioni saranno di due tipi, una fruizione che sarà per gli studiosi, e ci sono 5 computer dotati di cuffia dove si potrà scegliere tutto quanto l'archivio. Più ci sarà una fruizione più collettiva per i turisti, per le scuole, per i napoletani, nella sala più grande, in cui faremo delle playlist con le canzoni napoletane più importanti o con una storia di Napoli. Adesso vedremo. Da Enrico Caruso, Sergio Bruni, Roberto Murolo e Renato Carosone a Peppino Di Capri, Pino Daniele, Edoardo Bennato e Nino D'Angelo, non mancano in archivio i grandi nomi del panorama musicale internazionale. Si potranno ascoltare inoltre brani rarissimi, leggere le classifiche delle canzoni più eseguite, gli autori più interpretati e i cantanti col repertorio più vasto. È un museo di emozioni. Io invito tutti i napoletani e turisti a venire a Napoli e fare un passaggio qui, tant'è vero che lo inseriremo nei percorsi turistici della città insieme all'Associazione delle Guide Turistiche di Napoli, perché sarà uno dei fiori all'occhiello della primavera napoletana. La Casina Pompeiana è aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18. L'archivio sarà fruibile attraverso prenotazione per i gruppi organizzati dalle 9 alle 12. Per i singoli studiosi e interessati anche di pomeriggio, sempre prenotandosi all'email casinapompeiana@gmail.com oppure telefonando allo 081 795 4495.